Sono 20 storie a tinte bianconere quelle che vanno a comporre il volume Tifosi Juventini per sempre. Un progetto editoriale curato e coordinato dal giornalista Rai Misca Ruggeri, pubblicato da Edizioni della Sera e che è stato presentato all'Aquila negli spazi di Strange Office. 20 storie per 20 stili letterari diversi che, ponendo come spunto iniziale partite reali vinte dalla Juventus, vanno poi a spaziare nel campo del racconto di fantasia, dal giallo fino all'introspezione psicologica. Tra le firme che hanno contribuito a comporre questo mosaico della juventinità letteraria, anche quella di Alessandro Rico, giornalista aquilano del quotidiano La Verità. Io mi sono cimentato in una cosa che non avevo mai fatto prima, cioè scrivere un racconto di fantasia, di sana pianta. Devo dire che mi sono molto divertito, anche perché ci ho mischiato elementi biografici ed elementi inventati. Un raccontino breve, ovviamente, nulla di serio, però spero che chi lo legga possa goderselo, anche magari ripensando a proprie esperienze vissute, guardando la Juve in TV, allo stadio, con la propria famiglia, con i propri amici, con fidanzate, mogli, perché anche alle donne piace il calcio e anche le donne sono sfegatate juventine, possono esserlo. Che tipo di racconto hai scelto, che tipo di stile di racconto hai scelto per questa prima sul racconto di fantasia, Alessandro? Guarda, io mi sono buttato sulla fantascienza perché, tra l'altro, un'altra mia piccola passione, ma coltivata a livello di conoscenza veramente superficiale, è il concetto dei viaggi nel tempo, legato alla, diciamo, alla relatività generale, ai ponti Einstein-Rosen. Quindi ho immaginato che una partita leggendaria da un certo punto di vista, cioè un quarto di finale di Champions League che la Juve giocò nel 2018 al Santiago Bernabéu di Madrid, segnando 3 gol al Real Madrid in casa del Real Madrid, poi finito male perché loro ci fecero un gol all'ultimo minuto su calcio di rigore, un episodio famosissimo, l'espulsione di Buffon per proteste, fummo eliminati da quella Champions League. E io immagino che si crei, diciamo, una macchina del tempo che sfrutta qualche teoria dell'astrofisica e della relatività generale per provare a cambiare il destino di quella partita. Un'esperienza da ripetere, quella di cimentarsi in racconti non solo sportivi, ma frutto di fantasia? Beh, guarda, questo lo devono giudicare i lettori. Io personalmente mi sono divertito e lo rifarei, però sai, come tante cose, bisogna che sia il pubblico a decidere se l'esperimento è andato a buon fine.